Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, stavolta su The Witcher. Oggi vi illustrerò un modo per far soldi velocemente dopo la patch 1.4, nello specifico per PlayStation 4, ma credo funzioni su tutte le altre console, poiché con la patch 1.04 è stato fissato il bug delle perle che vi avevo illustrato in precedenza, quindi non è più utilizzabile. Ok, allora vi dovete trovare in questo punto vicino al nido del corvo. C'è una tana dei mostri. Allora, qua c'è il nido del corvo. Ecco qui. E voi dovete andare qui, dove c'è una tana dei mostri. Tana di mostri. Ok. Una volta che siete qui, uccidete i mostri che vi si presentano. Io qua già li ho uccisi. E quindi estratto di veleno, sangue di ghoul. Ce lo becchiamo. Dopo che li avete uccisi, distruggete la loro tana. Ok, qui c'è la tana e la distruggete. Vi servirà una bomba o un qualcosa del genere. Comunque costruitela e distruggetela. Una volta che la distruggete, la tana dei mostri vi dropperà degli oggetti. In questo caso sangue di ghoul, midollo di al ghoul, anello d'oro con rubino e osso di mostro, che sono uno una reliquia, l'altro oggetto magico e gli altri oggetti pregiati. Allora, il trucco sta nel prelevare solamente l'osso di mostro, l'anello di rubino e anche il midollo di ghoul, e lasciare un solo oggetto nella tana del mostro senza prelevarlo. Poi chiudiamo. Ci allontaniamo per qualche secondo, ritorniamo nella tana e come vedete ritroverete gli stessi oggetti: anello d'oro con rubino, osso di mostro, midollo di ghoul. La stessa cosa, prendete sempre osso di mostro e rubino, poi questi qua alla fine li lasciate. Vi allontanate, vi riavvicinate. E per magia ricompariranno. Lo potete utilizzare tutte le volte che volete. Mi è stato detto da amici che questo trucco funziona su qualsiasi tana di mostro. Ora, in questo caso, voi sapete che in questa tana vi droppa l'anello d'oro con rubino. Quindi, un oggetto abbastanza pregiato. Se lo smontate, soprattutto presso i fabbri, potete ricavare l'oro e il rubino. Quindi. Come vedete io lo sto facendo tutte le volte che voglio. Ok, e poi nell'inventario vediamo, andiamo a cercarlo. No, ho sbagliato qua. Andiamo nell'inventario e ci troveremo. Dove cappero è? Qua, infatti. Anello d'oro con rubino che vale 220 corone, quindi già 2860 corone, già ce l'abbiamo di lato. E quindi un bel ricavo, soprattutto per chi ne sta usufruendo del gioco dopo la patch 1.4. Quindi questo è un metodo testato e funzionante su PlayStation 4 e che io sappia anche su Xbox One. Che dire ragazzi, ci vediamo al prossimo video, spero di fare un tutorial o un qualcos'altro sempre su The Witcher. Ok ragazzi, al prossimo video.